Ciao Gianluca, come stai? Senti, Ciao Giuseppe, bene, benissimo. sto facendo il giro degli Auritiani convinti e tu lo sai più di me. Cosa mi Sì, dici? pure. Come possiamo ricordare questo grande uomo? Beh, innanzitutto ripercorrendo l'appuntamento annuale che sulle orme di Giacinto Auriti, che ogni anno Rocco Carbone, il Presidente di Giustizia e gli amici del SIMEC organizzano. Partendo dalla spiaggia di Casalbordino fino ad arrivare a Guardia Grele e poi alla casa e alla tomba di Don Giacinto. Don Giacinto, perfetto. Senti, secondo te c'è un messaggio spirituale oltre che umano nel patrimonio culturale che ci ha lasciato Giacinto Auriti? Senz'altro, anche perché lui ha dato molto alla causa, appunto perché è un discorso che va al di là del materialismo che ci circonda, ma è un discorso molto elevato che riguarda spiritualmente tutti quanti. L'usura, tant'è che è stata sempre combattuta diciamo dalla Chiesa cattolica tradizionalista, e quindi lui con un percorso di vita interiore è arrivato a comprendere e quindi a diventare un fervente cattolico contro l'usura. Ti sei mai chiesto, ti faccio una domanda un po' cattivella, ti sei mai chiesto perché la Chiesa di adesso non combatte più l'usura come la Chiesa primitiva? No, sinceramente non me lo sono mai chiesto, ma penso che l'origine di questo vada cercata già dal Concilio Vaticano II, quando la Chiesa si trasformò totalmente, radicalmente verso un modernismo che sta portando alla distruzione delle culture e della religione. Quindi anche tu diciamo, sei d'accordo sul fatto che il Concilio Vaticano II ha dato una svolta mondialista, se non quasi laica, alla Chiesa? Sì, l'ecumenismo che praticamente con la modifica dei riti la Santa Chiesa Cattolica Apostolica Romana praticamente ha cercato di aprire alle altre religioni, rinnegando e non specificando qual era la base dalla quale proviene. Senti, oggi più che mai Auriti risulta profetico, no? Lui disse che se non si metteva mano alla proprietà popolare della moneta non ci sarebbe stato che disperazione o suicidio, questa era l'alternativa. Tu sei ancora speranzoso nel poter andare avanti in questa battaglia? Ma quello che possiamo fare noi è raccogliere l'eredità sia spirituale sia accademica di Auriti per continuare a diffondere questo suo messaggio, ma soprattutto questa scoperta che, ripetiamo, è giuridica e quindi non si può andare contro il diritto naturale dell'uomo. Perfetto, niente, so che c'è un convegno a settembre, a cui spero ci siano molte persone, un congresso, no? O sbaglio? Sì, Di tutti gli Auritiani, dimmi, dimmi, parlami un po' di questo congresso. non è un convegno, ma è praticamente un'assemblea costituente di tutti gli auritiani doc, ma anche quelli che hanno conosciuto Auriti successivamente alla sua morte, ma ne hanno appreso la verità, l'idea. E quindi in questa assemblea costituente porremo le basi per creare la scuola auritiana. Perfetto, è una bellissima Un centro iniziativa. studi giuridici, sì. Non è aperta al pubblico, ma è aperta soltanto agli auritiani che vorranno far parte di questa scuola e farsi referenti territoriali nelle proprie zone. Perfetto, è una bellissima iniziativa e speriamo che prenda piede. Niente, ci vuoi lasciare con un messaggio di Auriti? Sì, come no? La dignità gratuita non esiste. La dignità Quindi gratuita. in No, questa battaglia del sangue contro loro bisogna pagare un prezzo per far valere la propria dignità. bellissimo, la dignità gratuita non esiste, quindi il prezzo va pagato. Gianluca, io ti ringrazio e ti lascio al tuo lavoro. Grazie Giuseppe, in bocca al lupo. Ok, buona giornata, ciao ciao. Ciao, ciao, ciao.